Ciao gente, sono sempre il vostro Tommy Cuti, il vostro cioccolatino preferito. Ma anche se sono un cioccolatino molto dolce, oggi cucineremo una ricetta salata, anche perché io non so cucinare dolce. Comunque, quello che vi farò scoprire oggi sono le patatine fritte della Nigeria, o meglio, lo yam fritto. Siete pronti? Quali sono gli ingredienti necessari per fare il nostro yam fritto? Chiaramente lo yam. E ragazzi, osservatelo bene. Dovete andare dal vostro ristoratore etnico di fiducia e dire: "Hey, voglio lo yam." E dovete ricordarvi di differenziarlo dalla yuca, perché esiste, per esempio, esiste lo yam dolce, esiste un'altra cosa molto simile a questa che si chiama lo yuca. L'ho sempre visto ma non l'ho mai assaggiato e non so a cosa serva, a cosa si cucina con quello. Però per fare quello che voglio fare oggi serve questo yam qua. Guardate, è fatto così. Ogni tanto vi può capitare di vedere tipo delle specie di peli che fuoriescono. Guardate, lo osservate. In pratica io friggerò lo yam e questa parte qua è semplice semplice. Friggerò lo yam. Però voglio accompagnare lo yam con la nostra salsa che io chiamerò salsa multiuso, la famosa salsa multiuso nigeriana. Perché vi spiego, quando noi mangiamo a casa, magari mangiamo una pietanza, possiamo mangiare il riso, fufu, varie pietanze, spesso e volentieri mia mamma va in cucina e fa al volo una salsa multiuso, e con questa salsa multiuso a volte uno può inzupparci le cose. La utilizziamo quasi come il ketchup o la maionese, è la nostra salsa. Voi dovete sapere che nel paese da cui vengono i miei genitori ogni cosa è piccante. Quando giravo per Lagos a volte mi è capitato di mangiare persino dolci piccanti. Quindi per noi è molto importante poter e saper fare la nostra salsa multiuso piccante, che a volte la mangiamo anche tipo con la carne, col pesce, la mangiamo col platano, oppure la possiamo mangiare con gli amici. E poi ho aggiunto la maionese, il ketchup, se vogliamo essere un po' occidentali, mischiare, fare questi miscugli qua. A me piace sempre avere dei piatti con tante opzioni, quindi faccio il mio yam fritto, salsa multiuso, un po' di maionese, un po' di ketchup e poi magari faccio un bel pasticcio tutto insieme. Per fare la nostra salsa multiuso è importante avere peperoni, cipolla e habanero. Probabilmente se fossi a casa mia userei due di quei peperoncini habanero, però siccome siamo qua e le persone che andranno ad assaggiare questo cibo, ovvero la produzione di Chef in Camicia, sappiatelo, la produzione di Chef in Camicia mangia dal mattino alla sera tutte le cose che le persone cucinano. Però magari loro non sono abituati al piccante, quindi userò solo un habanero. Eccolo, taglio l'habanero just in case. Ci taglio un po' le cipolle, just a little bit, così, il peperone. Ah, ma questi sono i famosi peperoni killer gangster della puntata precedente. Li taglio un pochino di più, se no è la fine. Metterò un po' di acqua. Ok, ce l'abbiamo fatta. Fase successiva. Nella cucina nigeriana, come nella cucina italiana, si parte sempre facendo il soffritto. Non dimentichiamoci delle spezie. In quasi tutti i piatti nigeriani a base di pomodoro sugo nel quale si frulla questo tipo di impasto, aggiungiamo sempre un pochino di curry, un pochino di peperoncino, dado, timo. E sarò sincero con voi, sarò onesto. Quando io cucino questo tipo di piatto a casa mia o a casa dei miei genitori, c'è un cassetto, anzi ci sono due cassetti pieni di spezie ed è una cosa tipo... chi più ne ha più ne metta. Faccio cuocere questo impasto per una decina di minuti. Ci aggiungo anche un pochino di passata di pomodoro. Raga, la prossima fase del nostro piatto di oggi, il taglio del yam. Ci sono varie tecniche per farlo. Tra l'altro io non ho mai capito se è una leggenda metropolitana o se è una cosa vera, però i miei familiari mi hanno sempre detto che lo devo tagliare dalla cima e non dal dietro, perché sostengono che se tu cominci a tagliarlo dal fondo, rilascia delle sostanze che lo fanno diventare amaro. La mia tecnica per tagliare lo yam è questa. Una volta che l'hai tagliato così, lo devi sbucciare. Io lo faccio così. Oh. Una volta che avete sbucciato lo yam, potete tagliarlo in fettine piccoline a vostro piacimento. Puoi pure decidere di tagliarlo a forma di cuore, oppure a forma di T. Anzi, è proprio quello che ora io farò.
mettete sul fuoco un altro po' di olio per friggere il vostro yam. Stavo dimenticando un passaggio cruciale. Io ci metto sempre un po' di dadi, un po' di peperoncino, un po' di curry e ci metto anche un po' di timo perché ce l'abbiamo. Ok, possiamo cominciare a friggere il nostro yam. No, mi si è rotta la tea! Ancora prima di entrarci! La potenza della nonna! Ci siamo. Possiamo cominciare a togliere il nostro yam dalla padella? Cominciamo dalla nostra fantastica cappa. Mamma mia, quanto è bella! Dov'è il lato inferiore della mia tea? Me l'hanno rubato? Chi è il sabotatore? Ma la foca. Secondo me è certamente un ghanese, perché nell'altra puntata ho detto che il jollof rice nigeriano è migliore. Poteva essere un pasto fantastico, perfetto. Invece qualcuno ha dovuto sabotare la mia tea. Va sans dire, come si direbbe in francese, che capite che lo yam è pronto nella stessa maniera in cui capite che le patatine sono pronte, quando vedete che sono cotte, cioè si vede chiaramente, visibilmente. Ok, come sta il nostro sughetto? I like it. Very nice. Se non ti friggi subito, tu ti separo dai tuoi fratelli per sempre. Ok, sai che cosa? Hai deciso di non friggerti? Vedrai, ti metto lì in mezzo agli altri. Se qualcuno decide di non mangiarti, è colpa tua. In ogni caso, torniamo a noi. Ecco, questo è il nostro yam fritto. L'abbiamo fritto. A questo punto, a gusto personale, io ci aggiungo un po' di sale. Questo è il tocco di classe. Mi raccomando. Ok, e impiattiamo il nostro piatto. Vi giuro che mi sono lavato le mani. Ho creato il nostro sughetto multiuso perché, come vi accennavo prima, mi piace avere un piatto nel quale posso assaggiare varie realtà. Da una parte il nostro famoso sugo multiuso nigeriano, dall'altra parte un pochino di mai per gli amanti della mai, e dall'altra parte un pochino di ketchup, in modo che possiamo assaggiare il nostro yam in tre formati diversi. Ok, sappiate che lo yam ha un leggero retrogusto amaro, però noi siamo abituati a mangiarlo e ci piace così. E per oggi questo è tutto. Se volete scoprire nuove ricette, restate sintonizzati e aspettatevi la prossima puntata. Ciao dal vostro Tommy.